prendere in pista lui. Eccolo qua, Piedone, il velocissimo pilota di Sassuolo, il pilota che sa interpretare al meglio i segreti della 155, vetusta quanto si vuole ma velocissima, che riesce a mettere in riga ancora le BMW e le Audi nel campionato italiano. Ecco. La Nordauto con Chiazzaro e l'appoggio dell'Alfa Corsa ha fatto un lavoro incredibile, proprio perché vediamo che la 155 è sempre competitiva, ogni gara viene migliorata di gara in gara, sempre competitiva. In più questa è la pista di Giovanardi, perché conta una guida molto aggressiva e in questo Fabrizio non è davvero secondo a nessuno. Chicane del vivaio in uscita, attenzione, di terza e decolla e tiene giù il piede, perché la 155 ha questo problema di decollare sui cordoli. Qui ha fatto dei numeri nelle gare precedenti, lo avete visto nelle sintesi delle quattro gare dello scorso anno. Andiamo a vedere l'intertempo, deve recuperare 3 decimi, è in ritardo contro un sorprendente Fabrizio De Simone. Attenzione alla staccata, ingresso e prende un errore, un rischio incredibile, e perde però del tempo preziosissimo. Lì aveva fatto già un numero, non ce la fa sicuramente a andare in pole. È entrato fortissimo nella chicane, però aspetterei a dire l'ultima parola. È entrato fortissimo nella chicane, è uscito molto largo, comunque quando è andato sulla terra era quasi dritto, quindi è possibile che abbia perso meno di quello che sembrava dalle immagini. Il cronometro è vero, incredibile, incredibile, è in vantaggio, hai ragione, è veramente sorprendente come riesce a interpretare, come essere stato alla guida di questa macchina ti aiuti a capire. Non ha tolto gas, ha fatto un numero da brivido che dopo Valentinucci ci farà rivedere. Si sta giocando una pole storica sul filo del record della pista. Ultima variante per Piedone Giovanardi contro la BMW della CBM guidata da De Simone. Attenzione Giovanardi contro De Simone per la pole position del settimo round del Superturismo. In pole Fabrizio Giovanardi, Alfa 155, incredibile, 1.42 e 642. È veramente un'impresa spettacolare di Fabrizio Giovanardi contro De Simone, che sarà, eccolo, attenzione, qui ha fatto veramente un miracolo. Ha fatto una cosa da quasi da mani nei capelli. Abbiamo visto che la macchina si è alzata tantissimo, ha toccato con il dietro, è saltata ancora dietro, è andato nella terra, ha tenuto giù il piede, non ha mollato gas, anche qui ha anticipato molto l'entrata, quindi è entrato molto forte, la macchina è saltata molto sul cordolo e poi è riuscito a uscire in traiettoria perfetta. Davvero un giro, è un giro d'antologia, è veramente un grande. Subito linea Simona Tagli. Sì, io sono qui con De Simone, che per soli 3 decimi